Ci siamo! L'ultima SBC per il buon Acuña è stata eseguita! Questo c'ha un bel body type da CDC, secondo me fa i buchi. Alto, alto, piccolino, bello, tozzo, agile. Questo da CDC ve lo dico io, fa i buchi. Cheat goods. Una cheat importante. Un bel capello. L'ultima SBC per il buon Memphis Depay. Io lo voglio vedere il mio pesce, devi uscire così. Così devi uscire, tappati le orecchie, Depay. Tappati le orecchie, capo. Con quel bel body type da cuozzo. Un bel capo la cugna per il momento, raga, molto buono da CC. E guardate quanto è largo. Guardate quanto cazzo è largo. Top, bam, prende. Water. Vai. Guardate la cugna però come si è mosso qua nello stretto. Oh. Oh. Tieni, Vai. Basta. Buona. I passaggi ce li ha buoni. I passaggi... A me non è piaciuto per un cazzo. Oh, oh, oh. Tirato bene col mancino, capo. Molto bravo. Mi dà pure sicurezza quello. Vai, dai la basta. No, non corre, raga. Bravo. Buono con le skill, eh. Bel tiro pure, oh. C'ha un bel tiro, eh. Vediamo la prima cosa che fa. Vediamo se va. Un tiro esotico. Bravo Acuña. Ottimo intervento. Ed eccoci al recapone su Depay. Provato sia su con cacciatore che con architetto. Con cacciatore provato per 3 partite. Non mi è piaciuto per niente. Non corre. Non tira bene. Sembra fermo, veramente un giocatore scarsissimo, con cacciatore. Mentre, provato con architetto, che gli cambia lo stile di corsa, da controller diventa lenti, totalmente un altro giocatore. Dopo la skill si boosta, cosa che in precedenza non faceva. Si sprint boosta dopo qualsiasi skill, elastico, reverse, doppi passi. I passaggi tra l'altro sono nettamente migliorati, quindi oltre che a fare la punta può fare anche il ciocci. Da punta ve lo consiglio solo perché attualmente ad oggi in Liga Santander non ci sono competitor, cioè è solo lui praticamente a 100k, se no gli altri hanno sufati, questo è nettamente superiore su next gen. Su old gen sinceramente non mi convince, perché comunque si è molto tozzo e potrebbe fare fatica a girarsi per via del body type. Come giocatore su PS5 però ve lo straconsiglio, lo potete utilizzare. COC che i passaggi sono discreti e anche punta, però dovete stare attenti al mancino che non è niente di che. Mi ha segnato qualche volta, però erano circostanze particolari e ho tirato sempre con il time verde. Però a me è piaciuto molto di più con architetto, già ve lo consiglio, gli do un bel 7,5, mentre con cacciatore sconsigliato completamente, non mi è piaciuto per niente. Altro giocatore testato grazie al mio Rafa. Acuña, Marcos Acuña. Come terzino, ragazzi, non ve lo consiglio per niente, per via naturalmente dell'83 di velocità. L'ho provato CDC e la hit. E la hit, ragazzi. E sì, bassetto 1,72 m, però per via del work rate alto alto è sempre presente in entrambe le fasi. E anche palla al piede è abbastanza tecnico. Non è top per via del 3-3, però è abbastanza tecnico e vi permette di girarvi per poter servire i vostri altri compagni di squadra. Poi in fase difensiva è veramente top, perché è molto largo in game, quindi occupa molto bene le linee di passaggio, si attacca molto bene all'uomo. Mi è piaciuto veramente tanto. Se lo riuscite a linkare come CDC ve lo straconsiglio, mentre se lo dovete sbloccare per utilizzarlo come terzino tenetevi Mendy, che costa la metà, che è nettamente superiore anche come terzino ovviamente, mentre come CDC è proprio un bel giocatore. Io me lo immaginavo proprio così e mi sono proprio perfetto come pensavo si è comportato in game. Molto agile con L2 ed R2, veloce a campo aperto,
Veloce nello stretto, interventi automatici top, buoni passaggi, un tiro non ve lo so dire perché non è mai arrivata alla conclusione. E se riuscite, è solo difficile un po' da linkare per via del ruolo, che può fare solo l'esterno di sinistra e quindi non può fare il CC direttamente come ruolo primario. Però se riuscite a linkarlo senza stravolgervi la squadra, ve lo straconsiglio, gli do un bel 8, sperando che pigliano, che pigli l'upgrade. Questa cugna diventa veramente un top player, un top CDC. Mi raccomando, lasciate dei mi piace e iscrivetevi al canale per altre review.